Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Bentrovati, è giunto il momento di Occhio alla truffa. Saluto Riccardo Sartoris che è con noi. Bentrovato. Grazie, un buongiorno a te e un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo delle novità oggi per quanto riguarda la pubblicità, diciamo poco chiara, che ci offrono gli influencer. Vi ricordate, ne avevamo parlato in una puntata qualche tempo fa. Andiamo a vedere che novità ci sono, Riccardo. Sì, qualcuno si è accorto di questa circostanza che abbiamo segnalato anche noi, come ricordavi tu, cioè il fatto che ci sono degli influencer che hanno centinaia di migliaia di seguaci che utilizzano delle pubblicità occulte, pubblicizzano dei prodotti durante le loro dirette Facebook, Instagram, che però non sono dichiaratamente delle pubblicità. E quindi a questo punto l'antitrust, a tutela della concorrenza del mercato, ha avviato un procedimento, un'istruttoria nei confronti di alcuni influencer, tra i quali sono stati pizzicati anche Stefano Di Martino, per esempio l'ex marito della Rodriguez, Cecilia Rodriguez, che è la sorella di Belen, più nota, e Stefano Sala. Sono alcuni influencer che hanno così una platea di persone che li segue, ed ecco che a questo punto, durante le loro comunicazioni, dei loro messaggi al popolo che li segue, hanno utilizzato dei prodotti senza dire che stavano facendo una vera e propria pubblicità. Questa circostanza non è solamente di questi tre personaggi che abbiamo citato, ma è molto diffusa ed è una nuova forma di pubblicità. Le case produttrici di prodotti preferiscono pagare o comunque utilizzare questi canali rispetto a quelli tradizionali, perché raggiungono immediatamente un numero di persone, innanzitutto un numero di persone mirate, cioè sono delle categorie di consumatori ben precise, possono essere adolescenti, in alcuni casi di sesso femminile piuttosto che maschile, una fascia di età di un certo tipo, e quindi ecco che riescono a avviare il loro messaggio pubblicitario in maniera molto più mirata. Questo però, per carità, è consentito, ma deve essere palesato, cioè ci deve essere una pubblicità resa palese, resa riconoscibile, in modo che il soggetto che vede questo messaggio, questo video, questa pubblicità se ne renda conto e può decidere in maniera tranquillamente libera di acquistare o meno quel prodotto, mentre invece in questi casi avviene in maniera subdola, in maniera nascosta, tant'è che il trust sta intervenendo. Ecco, quindi verranno multati questi personaggi, tra l'altro voglio dire, hai citato dei nomi di gente piuttosto famosa, no? Direi. Certamente, si è avviata un'istruttoria, adesso poi bisognerà vedere se l'esito dell'istruttoria sarà di condanna o meno. Certo, bene, comunque come ricordavi giustamente tu, la consapevolezza, no, del consumatore è sempre importante. Ci sta, fare pubblicità è una cosa più che lecita, ci mancherebbe, dicono sia l'anima del commercio e va benissimo, però bisogna farlo come si deve. Riccardo, ti ringrazio per essere stato con noi anche questa settimana, come sempre noi seguiamo, no, i casi e diamo gli aggiornamenti. Grazie e alla prossima. Grazie, grazie a te e mi raccomando, occhi sempre ben aperti. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa.